passato ha creduto in questo progetto. Faccio dei nomi che io ricordo, però se manco qualcuno mi scuso con il cuore. Ricordo Teresa Stiso, che mi invitò ad un convegno, Elvira Miele. Tutte quelle ragazze e quei ragazzi che in occasione del primo step di questo progetto recitavano i versi di Pasquale Stiso. Grazie ad un professore che non c'è più, al professore Pasquale Annella. E ancora grazie alla banda musicale di Andretta, alle associazioni qui presenti, Misericordia, Fratres, Forum, Protezione Civile, Associazione Arcobaleno, Polisportiva, credo di non aver dimenticato nessuno. Grazie alla ditta Rinascita, che in pochi giorni ha lavorato e ha portato a termine tutti i lavori, al direttore dei lavori, Domenico Caruso. Grazie a Gerarda Maglione e Pino Gianciulli, tra l'altro oggi facciamo gli auguri a Pino che fa il compleanno, per l'allestimento floreale. Grazie a Giuseppina Dell'Abbadia che ha sistemato la copertura della targa. Grazie alla ditta Terlizzi che ha fatto gli ultimi ritocchi questa mattina. Ai ragazzi che lavorano al museo già ho detto grazie. Grazie anche alle persone del Rione Codacchio che mentre si lavorava qui, noi spesso eravamo presenti, venivano qui e con commozione, vedo zia Luisella per caso, ricordavano Pasquale Stiso ma soprattutto chi ha vissuto gli ultimi anni in questa casa, zia Francesca Stiso. Grazie a tutti, grazie ad Andretta. Se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa. Da domani tutti, e dico tutti, saremo pronti qui. Ho dimenticato qualcuno. Tutti i dipendenti comunali, i ragazzi del PUC, del Reddito Cittadinanza, che hanno lavorato qui per provare a dare ancora un minimo di decoro in una zona che aveva qualche problemino. Quindi grazie anche a questi ragazzi. Dicevo, da domani saremo pronti per ospitare chi soffre, con una consapevolezza ed una certezza. La loro speranza sarà il nostro dolce impegno, la loro serenità, la nostra soddisfazione, e il loro sorriso, la gioia più grande del nostro cuore. Grazie a tutti. Adesso abbiamo un po' di interventi e poi, sperando che l'illuminazione pubblica ci assista, poi inauguriamo finalmente la casa di Rachele e Angela. Vi chiedo, all'inizio entriamo con le autorità, poi il percorso sarà questo, si entra dal portone giù, è aperto Donino? Ok, lo andiamo ad aprire, si entra dal portone e si sale fino all'ultimo piano e si esce dall'altra parte, ok? Così evitiamo qualsiasi forma di assembramento. Ok, apriamo anche là. Prima di tutto vorrei un saluto dell'amico Carlo Tedeschi, prego. È un sogno che si realizza. Un paio d'anni fa cominciammo a parlarne con i ragazzi perché i proprietari erano e sono, erano i miei figli Antonio e Anna Sara, e leggendo di storie di femminicidi immaginavamo, per tutto quello che era il passato di Rachele e di Angela, che da ragazze erano state, una parola grossa per l'epoca, femministe ante litteram, che con me e con altri amici che avrebbero dovuto esserci stasera avevano frequentato quella che fu una palestra di vita, la parrocchia di San Ciro, con due straordinari personaggi, Don Michele Grilla e Pio Falcolini. Pensammo con i ragazzi che questa casa
poco o niente utilizzata dopo che Francesca era stata male, abbandonata a se stessa, poteva in qualche modo continuare a svolgere una utilità per una comunità alla quale Pasquale, Ortensia erano legatissimi, e con loro naturalmente le figlie. L'idea fu quella di vedere se il comune di Andretta accettava una donazione, cosa non facile perché il sindaco, facendo i ringraziamenti, ha letto l'elenco di persone, di ditte, di risorse umane e non solo, che sono state necessarie perché questa donazione si concretizzasse. E il comune di Andretta, la vecchia amministrazione, in realtà si dimostrò favorevole, e infatti il sindaco Michele, che tra l'altro io conoscevo da ragazzo, anche perché è stato battezzato, no, cresimato da un mio compagno di scuola, il dottore Pasquale Miele, e oltre che essere figlio di un collega, Pasquale Miele, ci dava come una difficoltà che poi è stata superata. Ci fu questo reading di poesie, maturò l'idea poi si è sostanziata in quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, cioè una struttura che sarà destinata ad accogliere, perché questo è il vincolo che i miei figli ed io attraverso loro ponemmo all'amministrazione, alle amministrazioni che si sono succedute, fosse destinata a casa di prima accoglienza per donne e bambini vittime di violenza. All'epoca quello che ci spinse fu l'enorme massa di femminicidi, che a quanto pare non finiscono, perché è degli ultimi giorni una serie ulteriore. Stamattina mi pare che sentivo il giornale radio, un'altra donna uccisa dal marito, Michela Murgia, di cui ho letto libri, la settimana scorsa in un articolo disse che in un anno oltre 105 donne erano state ammazzate da persone dalle quali mai ci si sarebbe aspettati che fossero ammazzate, cioè il fidanzato, il marito, il padre. Se pensiamo al caso di quella ragazzina massacrata, fatta a pezzi e buttata in un campo di meloni dallo zio perché non accettava il matrimonio combinato in Pakistan. Beh, l'idea era quella. Poi, parlandone con Michela, dopo quello che è successo in Afghanistan, con profughi che stanno arrivando, con donne, quotidiano la notizia di donne picchiate, frustate come se fossero animali, di manifestazioni al femminile, di donne a Kabul fermate con bastoni, con spranghe, con spray urticanti, addirittura con spari dalle forze speciali afghane. Parlandone con Michele si diceva il vincolo può valere anche in questo caso. Naturalmente i miei figli, io, abbiamo detto ma per carità, accoglienza deve essere accoglienza sempre. Non esiste la razza, esistono le persone bisognose, esistono le famiglie. Non esiste la distinzione fra andrettesi, avellinesi, napoletani, afghani, italiani. Esistono le persone che hanno bisogno, e in questo caso ben vengano, era il discorso che facevamo con Michele, ben vengano famiglie di profughi dall'Afghanistan, se questo serve nel momento a ridare vita anche ad un quartiere che ha visto correre Rachele, Angela, ha visto Teresa, no? Teresa era una frequentatrice di questa casa quando c'era Francesca. Io ricordo Francesca con un gattino, con un campanellino che girava di qua, quando però c'era gente, perché c'erano famiglie che io ho avuto modo di conoscere, perché non siamo venuti molto da Andretta, però la frequentavamo.
Per cui trovarmi stasera, io la casa l'ho visitata in anteprima, ho visto quanto impegno l'amministrazione comunale di Michele Miele ha messo, quello che sono stati capaci di realizzare trasformando questa casa che era abbandonata a se stessa. Mi ha commosso e leggevo due versi che sono tra l'altro scritti su questa parete. Basta poco a ridar vita a un'anima, una parola semplicissima, la parola è amore, e in questo caso l'amore c'è, e io mi auguro, e l'appello che faccio non solo all'amministrazione, ma è l'appello che faccio alla comunità andrettese, che ci possa essere amore, rispetto, tolleranza nei confronti di quanti bisognosi verranno qui ad occupare questa struttura, con l'aiuto poi della provincia, della regione, perché io non posso dimenticare che è del 2017, se non sbaglio, consigliere, una legge regionale che, presidente era all'epoca D'Amelio, che cominciò a finanziare le strutture protette. Segno di civiltà enorme, perché poi parlano male del sud, ma insomma, alla fine non sono in tantissime le regioni, c'è la regione Campania, la regione Umbria, la regione Emilia Romagna, che la regione Lazio forse, che hanno stanziato delle somme finalizzate a questo scopo, cioè creare strutture che siano protette. E poi leggevo, e qua mi fermo perché sennò poi c'è un'ondata di emozioni che si accavallano. Leggevo queste parole che sono scritte qui. Pasquale, in questa poesia, casa mia, diceva: casa mia fatta di pietre, di bianca calce, d'affetti e di ricordi. Se un giorno non sarai più mia, quel giorno piangerai il mio cuore, perché il mio cuore è in te, mia casa, povera casa mia. Beh, in questo caso dobbiamo dire che si è realizzato il sogno di Pasquale, perché la casa non è più la sua, ma è di quella comunità che lui ha amato da sindaco, da consigliere provinciale, per la quale si è speso. Io ho letto da Genero, ma più che da Genero, con l'occhio del segretario comunale, delle delibere fatte da lui quando sindaco si inventò la condotta veterinaria per salvare quello che era l'unico capitale che c'era per i poveri dell'epoca, i contadini, che quando avevano una mucca, avevano un maiale, erano ricchi perché avevano garantito il pane. E beh, se non c'era il veterinario a far partorire la mucca, non sempre la mucca riusciva a partorire, e se moriva con la mucca e il vitellino, moriva una famiglia intera di fame. Beh, Pasquale Stiso fu quello che si inventò la condotta veterinaria. Allora, io credo che se questa casa fosse stata venduta, perché morta mia moglie, qualche giorno dopo arrivarono delle telefonate di gente che voleva comprare questa casa, parlo di oltre 10 anni fa, decidemmo con i ragazzi che non era il caso, si poteva cercare di tirare avanti per vedere di farne qualche cosa di buono, ma non c'era questo progetto. Poi questo progetto è nato. Oggi io dico, credo che Pasquale sarà, Pasquale e con lui Rachele e con loro Angela anche, saranno contentissimi finalmente, perché la casa è diventata una parte integrante del comune di Andretta, in cui la comunità andrettese sarà impegnata quotidianamente a farsi valere, a rispettare, a proteggere quanti di protezione e di amore avranno bisogno. E vi ringrazio tutti. Grazie.